要去的那些老师当然不了解，questa è la posizione, quindi lui deve iniziare dalle gambe, andiamo a distendere lateralmente la gamba destra, ricordando sempre che il ginocchio sinistro e anche a sinistra devono rimanere in linea. Andiamo a appoggiare ora il palmo sinistro a terra, anche con sinistro, con il ginocchio e con il piede. L'altro braccio lo porteremo dietro la gamba, in questo modo, per terra. Solleviamo così gamba destra. Andiamo a fare questo movimento. Chiusura e di apertura. Perfetto. Camminiamo per una linea. Contrazione di tutti gli addominali. Dal centro destro. Uno, la gamba. Questo lo faremo 10 volte. Io metto la gamba sinistra. Perfetto. Manteniamo la posizione. Questa volta pieghiamo indietro, portiamo il ginocchio in avanti, distendiamo la gamba, pieghiamo e riapriamo laterale. Di nuovo, in avanti, distendo, chiudo, inviamo laterale. Vado. Anche questo lo ripeteremo per 10 volte, con la sinistra e 10 volte, con la destra. Ci mettiamo sui lunghi e passiamo a quello che sono i veri e propri addominali. Una cosa importantissima degli addominali. La respirazione. Inspiro quando sono nella fase iniziale dell'addominale e espiro quando invece sono nel culmine dell'addominale. Normalmente quando porto sulla spina. Ok? Per quanto riguarda la conduzione, mani aperte dietro la nuca, gomiti ben aperti e immaginate di avere una mela sotto di un mento che vi impedisce di avvicinare la pelle. In questo modo andremo a contrarre la zona addominale e non scostare la schiena, le spalle e il collo. Andiamo a sistemare la mano destra sotto la nuca, mentre la sinistra la porteremo sulla pancia. Gambe piegate, piedi con le gambe piene a terra. Andiamo a inspirare contraendo, solleveremo le spalle e allungheremo il braccio, mettendo il braccio sinistro, nella direzione opposta, in questo modo. Piantiamo con le gambe. E torno. Tiro. E fuori, tiro e fuori, una ancora 6, 5, 4, 3, 2, 1, e rilasso. Andiamo ora ad avvicinare le gambe in modo che il ginocchio e per lui combacino in questa posizione. Entrambi le mani sotto la nuca, volto della terra, la volta della testa al mento, saliamo sulle spalle e andiamo a cercare di toccare le ginocchia con i gomiti opposti in questo modo. Thank you.
Quindi la tenete. Riportiamo ora le braccia sotto, le mani sotto la nuca. Perfetto. Portiamo su le gambe, piegate 90 gradi, sono qui le spine. Poi andiamo anche le spalle in questa maniera, e andiamo a cercare di toccare con la punta dei piedi. Stabilite in questa maniera, cercando di tenere i talloni il più possibile lontano dai piedi. Sentarci giusto una volta di vita, facciamo questo, facciamo degli esercizi più comuni e più forti del piano. Ci sono diverse versioni, potete fare diciamo abbastanza forti. Portiamo sulle gambe, solleviamo anche le spalle e portiamo le braccia laterali in questa posizione, sulla testa. Le gambe resteranno ferme e anche la schiena. Solo le braccia si muoveranno in questa maniera. Guardare a sentire tanti bottoni. Mi porto su una porta, contrazione ma soprattutto la respirazione. E rilassiamo e andiamo a tirare la schiena in questa maniera. Una bella pulita di e così qua. Ora dobbiamo tirarci su un piede. Come? Attraverso un passaggio molto lungo, particolare. Poi, posizione della nocchia. Quindi, questa posizione della nocchia, semplicemente è la posizione di una nocchia. Esattamente così. Andremo ora a salire con tre passaggi. Il primo andremo a distendere le gambe, il secondo andremo a srotolare la schiena, infine il terzo tireremoci anche la testa. Nel secondo e nel terzo passaggio mi raccomando molto molto dolcemente, molto molto lentamente. Distendo, distendo la schiena. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end. And still you don't feel enough. You're beautiful. Do you know? You're beautiful. Thank you.
Scritte, ci saranno dei consigli in più che secondo me potete usare, quindi mi raccomando, leggete, perché è una cosa che secondo me può essere utile anche per voi. E quindi alla prossima, ciao!